Gli anni passano per tutti, e per gli uomini, si sa, la pancetta diventa un vero problema. Chiedere, ad esempio, a Renato Zero qualche chilo di troppo per il cantante, immortalato dai fotografi del settimanale Chi durante le vacanze in Sardegna. Il sorcino sta trascorrendo qualche giorno all'insegna del relax a Porto Cervo, ed è apparso in sovrappeso. Un fisico un bel po' appesantito con pancia in evidenza per l'idolo dei sorcini, ma i fan si sentono rassicurati. Le voci sulle sue cattive condizioni di salute sono state smentite. In molti credevano, infatti, che l'artista non fosse in forma, perché aveva saltato il concerto tributo per Lucio Dalla e Pino Daniele a Napoli. Per Renato Zero, invece, la lontananza dal palco è giustificata da una piacevole vacanza fra parole crociate, sole e musica. Una pausa dopo le fatiche del suo ultimo doppio CD, Zero Stage Solo per Amor Live. Continua a leggere dopo la foto, la rivincita di Renato Zero per il successo di Zero Stage arriva con il premio, che riceverà a luglio a Casa Micciola, con l'Ischia Music Legenda Ward. L'artista si è espresso sui suoi canali ufficiali a qualche giorno dalla ricezione del riconoscimento con il quale sarà premiata l'opera, che ha ideato per i suoi 50 anni di carriera, e che ha portato in tour nel 2017 a partire dal Centrale Live di Roma per poi concludere al Teatro Antico di Taormina. Un traguardo inimmaginabile. Per Renato Zero, che alla vigilia dei 70 anni si è rimesso in gioco con qualcosa di completamente diverso dal suo repertorio, ma comunque affine alla sua poetica. Sei degli spettacoli che ha tenuto nella sua Roma, per continuare con l'Agiatico, Barolo, Verona e Taormina. Continua a leggere dopo la foto, il viaggio dell'insolito capostazione alla guida dell'umanità, e delle sue debolezze è continuato, anche sul grande schermo, con una fortunata serie di proiezioni, che ha replicato in una seconda tornata prima di rilasciare l'album Live, il 18 maggio scorso, nel quale ha voluto raccogliere tutte le emozioni dello spettacolo, che ha portato all'Arena di Verona il 1 settembre del 2017. Queste le parole con le quali ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il premio ricevuto e che ritirerà a Ischia a luglio prossimo. Continua a leggere dopo la foto, un riconoscimento internazionale ad un'opera interamente italiana, è motivo di grande orgoglio. L'opera musicale l'abbiamo inventata noi, abbiamo il dovere di proteggerla e rinnovarla. Tutti noi di Zero Stage, da chi ha scritto a chi ha messo l'ultimo chiodo sul palcoscenico, abbiamo lavorato con questo sentimento nel cuore, e con quel folle, incosciente desiderio che ci connota da sempre. Dare alla gente non quello che si aspetta, ma ciò che ancora non sa di amare. Ti potrebbe interessare anche